finanziare la sanità pubblica e non finanziare la scuola pubblica non è un caso, è un preciso disegno. E noi dobbiamo invece stare al fianco degli insegnanti, delle studentesse e degli studenti, perché è da lì che passa l'investimento su un futuro migliore. Vuol dire allungare il tempo pieno dove manca, vuol dire remunerare meglio gli insegnanti e ridare dignità sociale a una volgare politicizzazione dell'alluvione della ricostruzione che non siamo disposti ad accettare. E l'abbiamo vista anche sulla scelta di centralizzare il commissario anziché, come tutto il territorio richiedeva, farlo fare al nostro presidente Stefano Bonaccini, che continua a spendersi con fatica ogni giorno. Anche sull'accoglienza, il governo sta cercando di scaricare le responsabilità, ma la prima accoglienza è responsabilità del governo. Le modifiche che hanno fatto con il decreto che io mi rifiuto di chiamare cutro perché serve più rispetto per quei morti, sono modifiche che peggiorano il sistema di accoglienza perché hanno impedito l'accesso al sistema SAI, che è quello che passa attraverso i comuni, ai richiedenti asilo. Quindi, come i decreti sicurezza di Salvini, il decreto che ha approvato il governo Meloni ha un unico scopo: rendere più difficili i salvataggi in mare e dall'altra parte smantellare l'accoglienza diffusa.